Mauro Quaroni, ci troviamo al termine di una gara 2 non vittoriosa per Vigevano, che ha carezzato per 30 minuti questo successo e l'accesso alla finale, e poi in una partita sicuramente non bella da vedersi, pur tirando col 32% Vigevano e il 26% Pavia, l'avete persa. Cosa è accaduto nell'ultimo quarto sotto l'aspetto mentale di una squadra comunque di grande esperienza che con un bottino di 15 punti sembrava essersi incanalata verso una vittoria? Non sono mai bei momenti. Giustamente tutti analizzano l'ultimo quarto, io analizzo i primi due. Cioè, i primi due dovevamo andare più 30, non più 15, più 30. La partita è stata persa lì. Poi, come ho detto ieri, che per qualche pavese simpatico sicuramente avrò raccontato le mie baggianate, perché ovviamente qui funziona così in questa città, loro sono una gran squadra. Loro non sono dei quacquaraquà, ripeto. Magari uno può dire chi è Campeggi, chi è Armana, chi è Pier Mattei, se non è di Pavia, sono dei cazzo di giocatori che hanno due maroni giganti e che giustamente in casa loro provano e fanno di tutto per vincere. Quindi l'errore grosso secondo me è stato non andare più 30 primi due quarti. Poi, partita sembrava sotto controllo, forse neanche per 30 minuti, per 38 minuti siamo stati davanti, per 38 minuti abbiamo detto la portiamo a casa. Il problema è che gli ultimi 8 minuti la portiamo a casa e devi anche far canestro. Invece è successo quello che è successo a Vigevano. Loro hanno stretto le difese, hanno stretto le maglie, mani addosso, gli arbitri. Giusto o non giusto? Comunque secondo me il metro l'hanno cambiato e ci può anche stare giocando in trasferta, arrivi alla fine che fai fatica a far canestro. Loro non hanno fatto niente di particolare in attacco. Hanno un centro che è rientrato oggi dominante, che c'è da dire che Scala ha dominato, e questo è il risultato. Poi, il campionato è iniziato a settembre. Ci sono X partite per determinare una classifica e per determinare poi comunque una griglia di playoff. Abbiamo gara 3, cioè voglio dire, se si va a gara 3, bene, fa parte del gioco, giochiamo a casa nostra, questo ci deve servire la lezione, testa bassa, pedalare e si rigioca. Quindi nessun tipo di paura, nessun tipo di timore. Bravi loro, complimenti, ne diamo il 5, si rigioca a gara 3. Questo è il mio pensiero. Io sono perfettamente d'accordo con te, penso che nessuno, una volta visto l'avversario e le classifiche contano relativamente, potesse ipotizzare di portarsela a casa 2-0 facilmente. Questo sarebbe stato solamente un grandissimo errore. Hai analizzato la qualità del contorno dei giocatori di Pavia e poi hanno un polo nord, polo sud in Sparovic e Scara di indubbio valore e spessore se non tra i migliori della Lega completa come C-Gold. Mentalmente adesso è una gara che forse non siamo abituati, in questo senso, dopo aver perso in volata, ad approcciare dopo una sconfitta loro. Per 3 partite eravamo riusciti sempre all'ultimo, o a rientrare, o a vincere sul rush finale. Questa è una condizione a noi nuova, almeno contro questo avversario. Indubbiamente, mentalmente non sarà facile, perché è ovvio che adesso la pressione ritorna tutta su di noi, abbiamo negli occhi o nella testa, se non riusciamo a cancellarla sicuramente gli ultimi 3 minuti, quindi mentalmente sarà una partita impegnativa. Però ripeto, è una partita di pallacanestro, come diceva il vecchio Quarella che purtroppo ci guarda dall'alto e non più qua, il campo è 28x14, canestro 3-0-5 e la palla rotonda, indipendentemente che sia la finale di Eurolega piuttosto che la partita promozione. Quindi ripeto, si gioca tranquilli. È un anno che lavoriamo, è un anno che dimostriamo che comunque siamo un'ottima squadra, l'abbiamo dimostrato per grossi tratti anche stasera, veramente massima tranquillità, per di più ripeto, abbiamo lottato e abbiamo giocato per avere la bella in casa, abbiamo un pubblico che a differenza di quelli di Pavia, non mi vergogno di dirlo, è fantastico, cazzo, partite belle da giocare, la paura c'è, però partite belle da giocare, quindi si gioca e pedalare insomma. Possiamo dire che anche questa sera non è sembrato di giocare fuori casa sotto questo aspetto. Assolutamente, mi spiace che alla fine li abbiano messi in piccionaio perché vicino li avremmo sentiti un po' di più. Magari ci avrebbero dato quella spinta in più o quel briciolo di cazzimma, come dice il buon vecchio Ale Gentile, per rubare un canestrino nel momento in cui, uno fa veramente canestro. Oh, pazienza, ripeto, è un pallacanestro, si è perso, Si resetta si rigioca, tutto si e a resetta. domenica. Assolutamente sì, Perfetto, assolutamente sì. grazie mille. Prego.